Presidente, mi perdoni se oggi, oltre all'Aula, mi riferisco anche ai cittadini che ci osservano rispetto al collegamento che abbiamo. Lo dico perché oggi è una delle aule più importanti, probabilmente, di questo avvio di consiliatura. Oggi molti stanno dicendo che stiamo affrontando questa situazione con coraggio. Io credo che oltre al coraggio vada aggiunta anche un'altra cosa, la stiamo affrontando a mani libere. Lo dico perché è un dato di fatto, è sotto gli occhi di tutti le parole che sono state pronunciate in decenni in quest'Aula, prima di quest'Aula, durante le campagne elettorali, scritte nei libri oramai anche di storia, per trasformare e cambiare la mobilità di questa città. Parole. Adesso noi lo stiamo andando a fare. Lo abbiamo anche già annunciato, alcune cose ne ha parlato l'assessore, altre la sindaca, altre il presidente della commissione mobilità. E non ci vuole soltanto coraggio, ci vuole la determinazione di volerlo fare. Devo correggere la confusione di alcuni consiglieri che mi hanno preceduto. Noi non abbiamo cacciato nessun dirigente, nessun direttore generale, se ne sono andati, si sono dimessi, perché questa roba non la volevano fare, esattamente come chi ha preceduto questa maggioranza. Si sta ragionando intorno a un servizio pubblico essenziale, facendo credere che è volontà di questa maggioranza mantenerlo pubblico. No, è la volontà espressa dagli italiani nel 2011, quando hanno votato il referendum sui servizi pubblici essenziali, dicendo molto chiaramente ogni servizio pubblico essenziale deve rimanere pubblico, tanto costa e tanto deve essere pagato, senza fine di lucro. Lo hanno detto i romani l'anno scorso alle urne. Hanno detto ATAC deve rimanere pubblica e deve essere anche risanata. È quello che stiamo andando a fare. Il concordato è solo uno strumento, cari colleghi. Lo dice la parola, è un accordo tra i creditori per dare credibilità a un'azienda, probabilmente una credibilità che questa azienda negli anni ha, voglio essere magnanimo, smarrito, una credibilità che si concede sulla base di garanzie, di entrate certe. E queste entrate certe, così come hanno ribadito i predecessori, gli interventi che mi hanno preceduto, si possono ottenere soltanto cambiando veramente il trasporto pubblico in questa città. Quello che dicevo prima, quello che è stato detto in tanti anni ma non è mai stato fatto. Non è possibile che una capitale abbia il 20% di trasporto pubblico su ferro e una città come Milano, che non è capitale, il 50%. Questo è intollerabile. I romani pagano le stesse tasse, hanno la stessa pressione fiscale dei milanesi e hanno il diritto di avere la stessa mobilità che hanno i milanesi e gli altri cittadini europei. Questo però evidentemente, nonostante sono alcuni mesi che anche l'assessore, nei contatti che ho avuto nelle varie sedi istituzionali di competenza, è riportato anche dai giornali, no? Da parte del Ministero, una sorta di diniego, abbiamo già dato, abbiamo già dato. Ecco, allora, rispetto a questo aver già dato, abbiamo deciso che questa volta non sarà il 5 Stelle a parlare, saranno i romani. Quello che ha annunciato già nei scorsi mesi, che ha ribadito oggi l'assessore. La costruzione del PUMS questa volta non sarà fatta solo da una forza politica o comunque dai tecnici espressi di questa forza politica, ma sarà fatta dai romani. Ogni romano avrà la possibilità di partecipare e indicare quali sono, quindi proporre, quali sono le opere, quindi anche le metropolitane, indispensabili per questa città. A quel punto non sarà il 5 Stelle, non sarà neanche il PD, non sarà Forza Italia, Fratelli d'Italia, saremo tutti insieme.
a chiedere queste opere. E voglio vedere chi dirà di no. Ecco perché oggi, e mi rivolgo ai cittadini romani e non solo, a tutti gli italiani, perché questa è una questione italiana, perché questa è la capitale d'Italia, ecco perché oggi è una giornata importante. Perché noi con coraggio stiamo dicendo questo, il tempo delle contrapposizioni politiche, gli interessi di parte sulle esigenze fondamentali, tra l'altro di una capitale, è finito. O questa città si mette schierata tutta insieme e compatta per ottenere quello che le spetta, ed è quello che vogliamo ottenere, oppure noi al teatrino che volete ogni volta costringerci a fare, non ci vogliamo stare. Ecco perché andremo a chiedere ai romani di partecipare a questa iniziativa. Ecco perché, e lo anticipo, nell'ordine del giorno stiamo chiedendo alla Giunta di adoperarsi affinché siano avviate le migliori iniziative di informazione per tutta la cittadinanza, per poter partecipare a questa iniziativa, una roba mai fatta prima. Perché è quello che vogliamo fare. E per chiudere, visto che prima sono stati citati dei dati, i bus acquistati nel 2008 e nel 2013, guarda caso qualche mese prima di andare in campagna elettorale. Cioè, ma vi rendete conto? Stiamo parlando di una maggioranza che sta adesso, avete detto 15 mesi, dopo 15 mesi sta avviando con coraggio questa iniziativa, non prima della campagna elettorale. Vi ringrazio.